Caccia all'uomo in tutta Europa dopo la strage di Berlino. Si cerca un tunisino di 24 anni che era sbarcato nel 2011 in Italia e che ha scontato 4 anni a Palermo per un rogo a Lampedusa. Poi riuscì a evitare il rimpatrio in Germania. Era tenuto sotto controllo già da febbraio. Il ministro Poletti nella bufera. Movimento 5 Stelle, Lega e Sinistra Italiana hanno presentato una mozione contro il titolare del lavoro qualche giorno fa. Poletti si era augurata di andare presto alle urne per evitare il referendum sul Jobs Act e sui giovani italiani all'estero aveva detto: se ci rimangono non perdiamo niente. Anche la sinistra del PD è pronta a votare contro il ministro. Virginia Raggi sempre più nei guai. Per l'autorità anticorruzione di Cantone, la sindaca di Roma conosceva il conflitto di interessi che riguardava Raffaele Marra nella nomina del fratello Renato alla direzione del turismo e si sarebbe contraddetta nelle dichiarazioni rese sull'istruttoria per la nomina. Ora la prima cittadina della capitale rischia di finire indagata. Potrebbe arrivare già stasera il decreto del Tesoro per nazionalizzare il Monte dei Paschi e salvarlo dal fallimento. Termina infatti alle 14 la raccolta sul mercato per l'aumento di capitale, raccolta che ha portato solo 2 miliardi e mezzo, la metà di quanto necessario. Decisivo al momento la rinuncia a partecipare del fondo Catariota. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale. Allora, è caccia all'uomo in tutta Europa. Sarebbe un tunisino di 24 anni transitato e rimasto per 4 anni in prigione in Italia l'autore del terribile attentato di lunedì sera a Berlino. Anis Amri, il sospettato numero uno dell'attentato di Berlino, ha tante facce quante carte d'identità e passaporti. Un camaleontismo che gli sta facilitando la fuga e forse ha causato il ritardo della procedura d'espulsione. Le autorità tunisine non lo hanno identificato, i documenti richiesti da Italia e Germania sono arrivati 2 giorni dopo la strage. Eppure era ben noto alle polizie di entrambi i paesi. In Italia, dove arrivò nel 2011 a Lampedusa, Amri ha passato 4 anni in carcere a Palermo per danneggiamento e incendio. Lo scorso anno era andato in Germania, nel Nordrhein-Westfalia, dove aveva preso contatti con gli ambienti salafiti ed era stato fermato per spaccio di droga. Anche i servizi segreti lo tenevano d'occhio, sospettando che cercasse soldi per acquistare armi, ma le indagini non portarono a nulla. Amri, cui era stato rifiutato l'asilo, veniva tollerato in attesa dell'espulsione. Le indagini adesso stanno verificando anche la natura del suo legame con l'iracheno Abu Valah, arrestato a novembre, predicatore e reclutatore di soldati da mandare a combattere in Siria e Iraq per conto dell'ISIS. Nella capitale intanto si cerca di tornare ad una normalità che è stata violata. Il mercatino è stato ripulito, la gente canta nelle strade con i rifugiati, respingendo la facile tesi che li equipara ai terroristi e sostenendo ancora una volta di più la scelta di Angela Merkel delle porte aperte. Ma la destra estrema non ha perso tempo, è scesa in piazza con la richiesta secca: Merkel vada via. Sono in corso gli esami del DNA delle vittime ancora non riconosciute della strage. Si cerca di scoprire se fra loro c'è l'italiana, la giovane abruzzese Fabrizia Di Lorenzo, che risulta dispersa proprio da lunedì sera. Ci sono anche altri italiani che sono rimasti feriti, sono già rientrati in patria, feriti a Berlino, e che hanno raccontato quel che è accaduto. Sulla faccia i segni di un pericolo scampato. Giuseppe La Grassa, 30 anni, era al mercatino di Natale di Berlino. Lunedì scorso era in Germania per festeggiare con la moglie il primo anniversario di matrimonio. Ha riportato qualche contusione, un taglio sul sopracciglio sinistro medicato con 25 punti di sutura, ma è vivo. È tornato in Italia a Palermo 2 giorni fa. Siamo miracolati perché siamo ritornati e questo è molto importante. Ho sentito soltanto il rumore dell'acceleratore del tir. Quando stavo per girarmi mi sono trovato travolto e spazzato a terra. E poi ad un tratto ho sentito la voce di Elisabetta che mi ha aiutato a rialzarmi e ho detto a lei di allontanarci subito perché ci poteva essere dell'esplosivo all'interno del tir.
Sua moglie Elisabetta non è tra i 48 feriti solo per una fatalità. Si era attardata a prendere e pagare dei panini in De Prezzel alla bancarella che li vendeva alla protetta dall'irruzione del camion. Mi sono subito voltata e ho visto a gran velocità questo tir che passava proprio davanti alla bancarella e purtroppo persone che erano nel gradino sotto di me che sono state travolte e prese in pieno. Risulta invece ancora ufficialmente dispersa Fabrizia Di Lorenzo, la 31enne originaria di Sulmona ma a Berlino per lavoro da 3 anni. Di lei non si hanno più notizie da lunedì sera. Anche lei era nel mercato di Natale dopo, non è più tornata a casa né l'indomani al lavoro. In Germania c'è la famiglia della ragazza, madre, padre e fratello. Sono in corso le operazioni preliminari di riconoscimento delle vittime. Il suo telefono e la tessera della metropolitana sono stati trovati a pochi passi dalle bancarelle di strutte. Oggi a Mosca funerali per l'ambasciatore Karlov, ucciso nei giorni scorsi ad Ankara. Parlerà anche Putin perché alla conferenza stampa di fine anno. L'omicidio è stato rivendicato da una coalizione di gruppi islamisti, ma intanto Ankara continua a puntare il dito su Fethullah Gulen. L'assassino dell'ambasciatore russo ad Ankara sarebbe un membro dell'organizzazione di Fethullah Gulen, il nemico pubblico numero uno del presidente turco Erdogan. Lo ha detto ieri in conferenza stampa lo stesso Erdogan. Fethullah Gulen, ex compagno e poi rivale di Erdogan, dal 1999 vive in esilio negli Stati Uniti. Secondo le autorità turche ci sarebbe la sua organizzazione anche dietro il tentato golpe del luglio scorso, che per poco non ha spodestato il presidente. Da allora 40.000 persone sono state arrestate e oltre 120.000 epurate dal sistema scolastico, dalla magistratura e dalle forze di polizia. Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, nella casa dell'assassino Mevlut Mert Altintas, un agente delle forze antisommossa di 22 anni, sarebbero stati trovati libri su Al-Qaeda e sul movimento di Gulen. La polizia finora ha arrestato una dozzina di persone tra parenti di Altintas e suoi amici. Ma Mosca non sembra altrettanto pronta a saltare alle conclusioni. Ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Pieskov, ha chiesto che si proceda con calma, attendendo i risultati del team investigativo congiunto. Con una mossa senza precedenti, infatti, la Turchia ha autorizzato l'arrivo ad Ankara di un gruppo di 18 funzionari russi per collaborare alle indagini. Va ricordato che nel filmato registrato al momento dell'omicidio dell'ambasciatore Altintas ha gridato «Ricordatevi di Aleppo». La prima pista seguita quindi era quella islamista legata al ruolo di Mosca nella crisi siriana a sostegno di Bashar Assad. Un gruppo qaedista siriano al quale era stata attribuita una rivendicazione dell'attentato ha smentito però la notizia. E veniamo all'Italia. Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Sinistra Italiana hanno presentato una mozione di sfiducia al ministro del lavoro Giuliano Poletti. Il partito lo difende, il PD, ma la sinistra interna minaccia di votare a favore. Mi sono espresso male, mi scuso con tutti. Quello che è successo mi fa star male, so davvero di avere sbagliato. Ha chiesto scusa così con un video il ministro del lavoro Poletti, ma almeno per ora le sue parole non sono bastate a far rientrare il caso. Il primo, se si esclude la bugia sulla laurea della Fedeli, ministro dell'istruzione, a scuotere le acque del governo Gentiloni. Anzi, semmai il contrario, vista la mozione di sfiducia presentata prima al Senato e poi alla Camera, in cui se ne chiedono le dimissioni, firmata Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Lega e qualche senatore del gruppo misto. Mozione in cui l'ultima uscita del ministro, tra i 100.000 giovani che se ne sono andati dall'Italia, c'è gente che è bene sia andata via, ha detto questo paese non soffrirà a non averli tra i piedi. Viene messa insieme alla penultima, quella riguardante le elezioni anticipate che avrebbero annullato il referendum sul Jobs Act. Affermazione che i dati sulla disoccupazione giovanile rendono ancora più scottanti, capaci di attirarsi anche le critiche di 200 giovani amministratori del PD. Nelle ultime settimane, si legge nella mozione, Poletti ha dato prova di un comportamento totalmente inadeguato al suo ruolo, esprimendosi in più di un'occasione con un linguaggio discutibile e opinioni del tutto inaccettabili. E proprio in contemporanea, sotto accusa, finisce anche il figlio di Poletti, Manuel, direttore di un settimanale delle cooperative, beneficiario di fondi pubblici. Si parla di 500.000 euro in 3 anni. Sulle dimissioni Poletti si è scusato, hanno detto i compagni di partito, Rosato e Taddei, e poi anche Orfini. Ora vada avanti. Lui, Poletti, alle dimissioni mostra di non pensarci e probabilmente nemmeno la minoranza del PD. Resta il fatto che a far partire poi una bordata è stato Roberto Speranza, sfidante ufficiale di Renzi al prossimo congresso del partito. In una lettera aperta pubblicata dall'Huffington Post, Speranza ha ipotizzato il suo sostegno alla sfiducia se non verranno aboliti i voucher.
mossa poco preoccupante in termini di voti, ma capace di far prendere alla spaccatura da tempo presente all'interno del PD una nuova impennata, e proprio sul tema più incandescente che ci sia, quello del lavoro. E poi c'è la vicenda a Roma, c'è un nuovo guaio per Virginia Raggi. Infatti la sindaca, secondo l'autorità anticorruzione, era a conoscenza del conflitto di interessi che riguardava Raffaele Marra, l'ex capo del personale del Campidoglio, nella nomina del fratello alla guida della direzione turismo. Intanto proseguono anche le altre indagini che riguardano il comune di Roma, proprio Marra e la Muraro. I PM di Roma stanno esaminando i computer di Raffaele Marra alla ricerca di conferme della fitta rete di rapporti dell'ex capo del personale del comune di Roma, arrestato con l'accusa di corruzione insieme all'immobiliarista Sergio Scarpellini, che gli avrebbe messo a disposizione denaro per acquistare un appartamento, la ricompensa per i favori ottenuti quando Marra era il capo del Dipartimento per le politiche abitative durante l'amministrazione di Gianni Alemanno. Procede anche l'altra inchiesta, che coinvolge l'ex assessora Paola Muraro per illeciti ambientali che avrebbe commesso quando era consulente esterna per ben 12 anni dell'AMA, la partecipata che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Ieri la Muraro è stata ascoltata in procura per ben 5 ore, ha respinto ogni accusa. Ma il nuovo colpo per l'amministrazione 5 Stelle di Roma arriva dall'autorità nazionale anticorruzione di Raffaele Cantone. Ha esaminato la nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, a responsabile del settore turismo. Per l'ANAC è configurabile il conflitto di interessi, situazione conosciuta dalla sindaca Virginia Raggi, che si sarebbe anche contraddetta negli atti del procedimento di nomina. L'ANAC ha trasmesso il suo parere alla magistratura, potrebbe essere aperta una nuova inchiesta che potrebbe investire direttamente la sindaca, nei confronti della quale cresce il disappunto tra i 5 Stelle. Ma Beppe Grillo dal suo blog la difende, pubblica il video che la mostra isolata dal ricevimento inquirinale e commenta: Virginia Raggi non è ignorata complottisticamente, ma è invisibile alla casta come i cittadini. A Milano ieri ha parlato il sindaco Giuseppe Sala di fronte al Consiglio Comunale, ha spiegato la vicenda della sua autosospensione e la decisione poi di tornare a pieno titolo a guidare l'amministrazione milanese. Giuseppe Sala è tornato sulla sedia più importante di Palazzo Marino. Dopo i 5 giorni di autosospensione, in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta sulla piastra di Expo e la comunicazione informale con una lettera via Facebook in cui annunciava il suo rientro in carica, ieri pomeriggio il sindaco di Milano ha riferito al Consiglio dell'Aula. Sala ha ribadito il suo stupore per aver saputo di essere indagato solo da fonti giornalistiche, ha ricordato di aver sempre agito nell'interesse dell'esposizione universale e di non aver mai fatto favori a nessuno. Ma sul tema specifico che ha determinato la mia iscrizione nel registro degli indagati, risponderò alla Procura Generale quando verrò convocato. Ma le opposizioni promettono battaglia. Stefano Parisi, a capo del centrodestra, stigmatizza la decisione dell'autosospensione di Sala e punta il dito anche sulle questioni ancora aperte dell'Expo su cui è intervenuta la magistratura. E allora io credo che questa questione, che è una questione molto importante, richieda un atto di chiarimento, di trasparenza. In Consiglio si riapre il caso Expo. Il Movimento 5 Stelle chiede spiegazioni sui due verbali della commissione giudicatrice dell'appalto della piastra che, secondo la Procura Generale di Milano, l'allora commissario unico avrebbe falsificato, e l'opposizione di sinistra rincara la dose. Lei non può venire qui a dirmi abbiamo fatto l'Expo e tacere se per far questo si sono calpestate regole. Ma la giunta deve andare avanti. Ci sono questioni urgenti da affrontare entro il 31 dicembre, tra cui la sicurezza dopo i fatti di Berlino, ma anche la legge di bilancio e la riqualificazione dell'area accanto a quella di Expo. E siamo all'economia. Potrebbe arrivare già stasera il provvedimento dello Stato a sostegno del Monte dei Paschi di Siena. Chiude oggi infatti il tentativo di aumento di capitale da parte dell'Istituto Toscano, che sui mercati non ha raccolto quanto serviva, 5 miliardi. L'operazione salvataggio di Monte dei Paschi di Siena sembra destinata al fallimento. Nonostante molti dei 40.000 piccoli risparmiatori siano corsi in aiuto della banca, convertendo le loro obbligazioni subordinate in azioni per un valore complessivo provvisorio, calcolato alle 19 di ieri, di 1 miliardo e 900 milioni, a tirarsi indietro sono stati i grandi investitori. Né quelli istituzionali né il fondo del Qatar, che avrebbe messo sul piatto 1 miliardo, avrebbero manifestato interesse.
L'aumento di capitale da 5 miliardi, la cui finestra di adesione scade oggi, sarà quasi sicuramente un flop. Non a caso, ieri, a Piazza Affari, il titolo dell'istituto di credito più antico del mondo è crollato. Questo pomeriggio alle 2, il Consiglio di amministrazione di Montepaschi Siena farà il punto sulle operazioni necessarie all'autosalvataggio. Come richiesto dalla Banca Centrale Europea, Montepaschi deve rafforzare il patrimonio entro fine anno. Salvo colpi di scena, dunque, l'intervento dello Stato sarà inevitabile e il decreto potrebbe arrivare già in serata. Ieri il Parlamento, con un voto di larghe intese, Grillini e Lega esclusi, ha autorizzato il governo ad aumentare il debito pubblico fino a 20 miliardi, se fosse necessario creare un fondo per ricapitalizzare le banche in crisi. Ma Montepaschi Siena non è l'unica vicenda finanziaria sensibile di queste ultime settimane. In primo piano c'è anche la scalata di Vivendi a Mediaset. Il titolo, ieri, ha visto scambiare il 6% del capitale. Potrebbe esserci la mano di Vivendi, che così come annunciato lunedì sera avrebbe raggiunto il 30%. Mediaset conferma la linea durissima coi francesi. E allora, a proposito di Vivendi e di Mediaset, c'è un atteggiamento politico nuovo da parte di Silvio Berlusconi. Ieri Forza Italia, ad esempio, che è all'opposizione, ha votato il provvedimento annunciato dal governo per i famosi 20 miliardi a sostegno delle banche. Dall'ok di Forza Italia all'aumento del debito per spianare la strada al decreto salvabanche fino alla promessa di votare a favore dei provvedimenti che, testuale, vanno bene per il Paese, passando per l'auspicio di una legge elettorale proporzionale e la promessa di una costituente di 100 membri per fare la riforma costituzionale. Pillole del Silvio Berlusconi versione dialogante, dietro il quale è difficile non intravedere anche la volontà di difendere la sua creatura Mediaset dalla scalata di Vivendi che lui definisce senza mezzi termini un'estorsione. Su di essa proseguono gli accertamenti della Consob, che domani sentirà l'amministratore delegato del gruppo francese Dupuy-Fontaine. Non è escluso che vengano sentiti anche esponenti di Fininvest e della stessa Mediaset. Anche la GCOM ha aperto un'istruttoria per verificare la formazione di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni. Intanto in borsa il titolo Mediaset continua ad essere caldissimo. Ieri è stato scambiato il 6% del capitale e non è escluso dunque che Vivendi sia già passata dalla quota del 25,75% raggiunta lunedì al 30% promesso. Se andasse oltre, scatterebbe l'obbligo di OPA. Oggi si gioca gran parte della 18ª giornata del campionato di Serie A. Le partite più importanti riguardano le inseguitrici della Juventus. La Roma ospita il Chievo, mentre il Napoli va a Firenze contro i Viola. Intanto ieri sera l'Inter ha battuto la Lazio e continua la sua corsa verso le posizioni di alta classifica. La migliore Inter di questo campionato allunga la sua serie positiva, 5 successi a San Siro e torna a fare la voce grossa. E anche ieri l'uomo in copertina è stato Maurizio Icardi, sempre più capocannoniere. Contro una Lazio a tratti brillante ma anche stavolta poco concreta, Icardi ha segnato la sua 6ª doppietta. Tripletta evitata soltanto dall'incrocio dei pali della porta di Marchetti. Il totale sale così a quota 14. Ma attorno all'attaccante argentino un po' tutti hanno girato al meglio, persino quelli come Condogbia, ultimamente criticati dal pubblico. Il ritardo dalle squadre in lotta per l'Europa non è più proibitivo, appena 2 punti dall'Atalanta, non più travolgente come appena un mese fa, e 3 dal Milan. Per i biancocelesti prestazione condizionata dallo spazio concesso da Milinkovic-Savic a Banega nell'azione del primo gol. Il destro del nerazzurro, da fuori area, ha tolto agli uomini di Simone Inzaghi quella sicurezza messa in mostra soprattutto nella prima frazione con diverse occasioni da rete. Il quadro della penultima di andata si completa con le 6 gare di questa sera. La Roma prova a ripartire dopo la sconfitta in casa della Juve. Una sconfitta naturalmente dà fastidio. Che ci vede 3 punti più distanti alla Juventus, ma che poi ci sono altre considerazioni da fare che vanno tutte a favore di questi ragazzi. Ma a Trigoria c'è ancora alta tensione fra il tecnico e l'ambiente giallorosso. È tutta proiettata verso un posto in Champions la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli, con Mertens autore di 7 gol nell'ultima settimana. Sul fronte Supercoppa il Milan ha raggiunto ieri notte il Qatar, dopo i ritardi e le polemiche degli ultimi giorni. Doppio allenamento per la Juventus, che ha recuperato il difensore Lichtsteiner, probabile per Allegri la scelta del 4-3-1-2.
Allora, fra poco Paolo Sottocorona con le previsioni meteo. Subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Marco Bentivogli della FIM CISL, quindi dei metalmeccanici. Poi c'è Antonio Di Pietro e ancora Stefano Feltri del Fatto Quotidiano, Linda Lanzillotta del Partito Democratico, l'economista Marcello Minenna, Vittorio Emanuele Parsi dell'Università Cattolica e Gianluca Pini della Lega Nord. Il telegiornale torna alle 13.30, noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.